È stato bella, un grande bello, momento. Tutto bello anche. Un grande momento. Anche, diceva Marinelli, anche le mutandine, giustamente. Sì, allora, sì, leggiamo sì, qualche WhatsApp. Sto cazzo di prima di dare la parola alla una delle rubriche più seguite, certo, dalle coppie di tutto il mondo. Finalmente lunedì, ma lo sapete che vi aspetto tutta la settimana? L'avevo già letto. L'Alzheimer. Emiliano e Guerriero, siete due matti. Complimenti per la trasmissione. Ma Simona la valigia, quando torna? Oh, proprio adesso, cioè, ce l'abbiamo noi. Come si dice, a cocco de pippa. Quindi vatta a fare una pippa, perché a te arriva la cocca. Andiamo ecco avanti. Complimenti per la trasmissione, per la rubrica. Primo appuntamento di Valentina, sempre interessante e mai volgare come voi. Ecco, faccine qua, che grazie, ridono. Le faccine spartite le sue. No, no, Emiliano, beh, fa il bravo. Culo, ho deciso. Volgare, stronzo. Allora, andiamo avanti. E dopo due messaggini carini arriva la matonata. Ho deciso di lasciare la mia ragazza. Dopo lungo e travagliato periodo di riflessione in cui non l'ho mai tradita. Io però penso che il sesso in un rapporto sia troppo troppo importante e tra me e lei era tutto finito sotto quell'aspetto. Non convivevamo, ma lo stesso era quasi come incontrare mia sorella. 6 anni insieme, però non si dovrebbero buttare via così. Sono confuso, ma ho deciso. Loretta, che gli diciamo a sto poraccio? No, è semplicissimo. Sparati. No. Sono diventati amici. Quindi sono diventati amici. Quindi è finita. È normale che si lasciano, sì. Non hanno curato l'aspetto sessuale come avrebbero dovuto. Caro amico, giusto? Forse non c'era neanche la giusta chimica. Non c'era la giusta chimica. Non bisogna sottovalutarla assolutamente. Salinello e vai con Dio. Salinello. Ma no, Salinello, arriverà la tua anima gemella, amico. No, ha fatto bene. Se non facevano sesso, ha fatto bene. Perché? Perché deve capire che il cazzo è il tempo. Dai! Cioè, come a tempo? Che è a significa? Tempo. Quando finisce dopo che si piglia. Quindi è a scadenza. Cioè, è a scadenza. Molto bene. Non è a lunga la conservazione. La scadenza del cazzo. Va allora, bene, va bene. Vi allora, ricordiamo ragazzi, che siamo un programma comico. Per favore, tutta la femmini, spegnesse il microfono. Tutti voi date attenzione, perché in questo momento le bolle di sapone salgono dal pavimento. I petali scendono dal cielo, scendono dal soffitto, perché questo è il momento magico di Simona la valigia rossa. Buonasera, buonasera. Bentornata, ma quanto ci sei mancata, Simo. Ragazzi, voi sempre mi mancate. Guarda, io che sono cucciola. Felicissima di far parte di questo staff, di questo staff. Grazie, grazie, grazie. Vengo da una settimana piena di impegni. L'importante di è venire. Ti vibra la busta, Simo. Non so se cellulare, ma ti vibra la busta. Allora, vengo da una settimana anche di eventi. Sì. Sono stata al BB con Emiliano e tutti i nostri amici. Sei uscita alla viva? Alla sì, festa sì, delle perfetto, donne. Sì, perfetto, sì, abbiamo festeggiato la festa delle donne. Fantastico. In modo brioso, elegante, bene, e simpatico. Bene, bene, devo bene dire che il giorno dopo ho ricevuto tantissimi messaggi sul mio profilo Facebook che bello mi facevano proprio i complimenti, perché si erano trovati molto bene. Bene. E grazie al BB e a Gianni Jacoponi, giustamente. Ma no? Certo. Oh, e poi vi dico, questa sera sono particolarmente felice che sia l'ambiente saturo di belle donne. Sì. Come poi del resto al BB, ma quanto siete belli, eh? Grazie, grazie. A partire sì, da lui, sai, ovviamente. Beh, altezza mezza bellezza. Ragazzi, noi ce ne andiamo. Tale direttore, tale clientela. Andiamo avanti, diciamo, andiamo avanti. Ecco qua. Perché vabbè, ma tu lo sai, sera? Simona, no, che io quando lavoro, quando mi rompo il culo tutta la settimana, sì, lavoro in maniera ineccepibile. Questo programma, infatti, è stato creato per darmi 2 ore uno di sfogo per poter dire tutte le parolacce che voglio. Assolutamente non è vero. È però terapeutico va questo bene, programma. Va bene, no, beh, però una bella chiamata è meglio. No! Ma Emiliano, ma contento. Va bene, ma la contento, salute, rilassa, sì, dai. Sì, sì, sì. Allora, questa sera ho riportato dei prodotti che ho giustamente fatto arrivare, proprio nuovissimi, proprio per la serata BB. Sono dei gioielli per le donne. Allora, io, se voi siete d'accordo, vai, vai, potrei chiedere l'assistenza di Laura? Come no? Laura prego, ci mancherebbe. È così bella, facciamola vedere un altro po', dai. Mamma mia, facciamola, dai, vedere, vediamo, la vediamo. Paperella. No. Allora, mia cara, vieni, vieni qui vicino a me. Ah, Laura. Allora, io come... No, no, so tranquilla, tranquilla. A favore di telecamera, Laura, di là. Ok. Non so se mi bravo conosci, ma mi occupo di benessere sessuale. Lo faccio attraverso... Bene, grazie.
e lo faccio attraverso questi prodotti. Devo dire che il viso va bene. Simona, servirci. Scusami, una mascherina per Marinelli, perché ancora questo cazzo di Marinelli. No, nel senso, se gli copriamo gli occhi almeno manteniamo fisso il tavolo e non lo vediamo alzare ogni... Guarda, cara, siediti. Vai. Pure, così stai più comoda. Ma no, cara, resta in piedi, ma ferma. E possibilmente... Allora, faccio vedere a Laura questo oggettino che è arrivato da poco. È una nuova maschera. Che cos'è? Che è adesiva. Allora, una questa maschera... è la funzione... Maschera adesiva. Wow. Che si ha con questa maschera. È adesiva perché noi la mettiamo sugli occhi. Diciamo, sì. Tutto l'incavo rimane libero. Mm-hmm. Per cui le nostre ciglia possono sbattere tranquillamente. E nello stesso tempo creiamo e un'area di mistero. Un alone di mistero nel nostro sguardo. Un po' eyes wide shut. Quindi questa, diciamo, potrebbe essere un'arma di seduzione. Carina. La facciamo indossare a Laura? No, non si può avere. No, questa no, però a Laura gli facciamo indossare questo gioiellino. Allora, su Facebook qualcuno l'ha già visto. Qui all'interno c'è una collana che serve proprio e a renderci graziose e carine e nello stesso tempo a creare gioco con il nostro partner. Vi faccio vedere subito. Che cos'è praticamente? Una collana. Una frusta? No. Sì, è una frusta? Una collana frusta. Guarda, ecco la Laura che indossa la collana. Girati ecco verso bene, la telecamera, te la tiro un po' su. Allora, eccola qui. Con questa noi ci decoriamo, trascorriamo una serata spumeggiante, ma nello stesso tempo poi, quando torniamo a casa, abbiamo un frustino da usare sul nostro partner e lo facciamo, diciamo, godere di entusiasmo. Sì, provalo su Marinelli. Emiliano. Marinelli si è offerto volontario per provarlo. Prego, prendila, mettitela, toglitela e usala come, esatto, come solo tu sai fare. Marinelli. Dai il braccio. Vai, al... Ti sta invitando. Vai. Marinelli. In alternativa a Marinelli io propongo Simone Di Pietro del premiato Nightclub Saturnia. No, Marinelli, sì. Dai, Marinelli. Attenzione, tu, Marinelli veloce. Si vergogna, attenzione. Non tiriamo la 151, dai, su. Ti devi togliere. Togli il giubbino. Tira fuori un braccio. Braccio. Ok, braccio. Cioè, vai. Aia. Faccio male, ha detto Laura. Fa la brava. Laura, tira su, ecco, brava, così. Bene, un po' più. Vai. Più energica, Laura. Adesso puoi fare tu, Marinelli, prego. Sì, no, puoi fare il viceversa. Gioiello femminile, che vuoi, Marinelli? Ah, è solo femminile? Cavalleria. Esatto. Allora niente. Però, scusa, per par condicio, visto che la nostra Laura è indecisa, facciamo frustare anche una donna. Certo. Allora, vediamo. Loretta, vuoi? No, Loretta, niente. Maria, dai, vieni, vieni. Maria. Mi frusti le tette a Maria Amato? Allora io ripongo veramente fiducia in te, Maria. Ma Maria, okay? Cioè ti supplico. Maria è... Onore. Ola. Aia. Dai, bianco, fa male, dai, fa male. Botte sulle tette. Vai, ecco. Arrivate le tette. Attenzione, live, vai, Laura vai. Frusta Maria. A mamma Ragnello. Può essere usata anche per il solletico. Certo, solletico, cioè stimolante. Esatto. Okay. Andiamo avanti. Perfetto, benissimo. Oggettino veramente carino. Sono mancato due lunedì. Un po' troppo. Via. Allora, spiegatemi una cosa. Sono mancato due lunedì. Pornografia allo stato puro. No. Ma no. Non siamo neanche ai livelli di Eros. Dai. Prima adesso... eri tu il pornografo. Ora sei dozzinale qualunque. Sarò il carnefice, cazzo. Poi, Simona, che cosa hai adesso portato? Vi faccio vedere quello che tutte le donne vorrebbero ricevere dal proprio partner. Aia. Allora, è nero, ho già capito, ho già capito che è di una dimensione imbarazzante. Vediamo un po'. Che cos'è questa roba qua? Un cubo di Rubik? Gioiello, cos'è? Un gioiello. Un bel diamante. Ma attenzione, che noi donne amiamo perché i diamanti sono i migliori amici delle donne. Beh. Ed in più Laura, non è che morde il diamante, vibrerà, vibra? Vibra. Vibra, un oggetto tesoro vibrante, vibra. Ai. Aspetta che fammi sentire, Simo. Com'è?
Beh, fantastico, vibra, sì, Emiliano. Sì, le alternanze. Allora, ecco. Da qualche parte. Calma. È un gioiellino che va utilizzato, diciamo, nelle nostre parti esterne erogene. Ma fa anche quindi... fa anche le luci, ho visto. No, le luci no, sono i riflessi. Ah, i riflessi. Sì, sì, ah, okay, sì, okay, sì. Ok, è tutto dorato. Ho visto. È bello. Va bene, dove l'hai messo, Maria? Possiamo anche utilizzare tu. Per l'autoerotismo. Auto, sì. Si può usare anche. Ma sul ha la frenulo. Vibrazione quella Eevee, quella strong? Sì, sì, sì. C'ha tre tipi di. Vai avanti, vai avanti. Guarda, Laura, perché lo usi male, Laura? Premuto. Perché lo usi male? Vedi, mo tu stai fammi sentire. Perché lo usi male? Ma come non si fe... Per fermarlo, bisogna tenerlo premuto. Cioè, per questa è super strong. Com'è? Com'è Marinelli? Fermato. Si è fermato. L'ha tenuto premuto. L'ha tenuto premuto e si è fermato. Ok, carino questo oggettino. Bello, sì, questo. È molto chic. Molto chic. Le donne piacciono. Un diamante per sempre. Un diamante per sempre. Allora, praticamente questo va adagiato sempre. Sul clitoride. Sì, per oppure sul frenulo maschile. Sul? Esatto, sul frenulo. Frenulo. È molto vigorosa come certo. Vibrazione e può far piacere anche molto all'uomo. Hai capito? Bene, Emiliano, cara, fatti regalare un diamante. E frenula. Un applauso a Laura che ha interpretato Laura. Gli oggettini. Facciamo il diamante. E quindi con questo concludo diciamo questa gold bag che questa sera ho portato qui gold, per voi. Tutto oro, sì, tutto oro. Beh, grazie Simo, veramente Maria. Adesso, Maria si è messa l'oggettino. Volevo dirvi una cosa. Vai. Io ho delle uova di Pasqua speciali sul quali mio sono? Profilo di Facebook, le Simona potete Paoletti, trovare, ricordiamolo. E le potrete ordinare, Simona Paoletti. Quindi mi raccomando, immagino che dentro tempo? L'uovo ci sia qualcosa di c'è uno stimolatore maschile. Ah, il regalo per il nostro maschile. Lui. Hai capito? Stimolatore maschile. Che sarebbe uno stimolatore? No, per capire. È un ovetto, diciamo, fatto in silicone, sì. Con dentro dei disegnini in rilievo. Sì. Va appoggiato ok, il famoso ovetto con il cappellino. Quello che ci si dell'uomo. Mette il lubrificante dentro. Esatto. E poi volevo dire alle mie amiche che per me va bene la figa, non... Ha un colore diverso al nostro autoerotismo. Fantastico. E poi oltretutto io lo vendo molto a tante ragazze che vogliono regalare una sensazione diversa anche al loro uomo. Al proprio uomo. Quindi vi saluto, grazie mille. Grazie, ma grazie a voi. A te, Simo. E ci vediamo grazie prossimamente. Grazie, Simona. Grazie, Simo. Un grande applauso. Della nostra consulente del benessere sessuale di coppia. Un ringraziamento a Simona, la valigia rossa. Rossa. Thank you.